Gli armeni ringraziano la Francia all'unisono. Sventolando la bandiera francese, le fotografie del presidente Nicolas Sarkozy e della deputata Valérie Boyer, promotrice della legge appena approvata, a Erevan centinaia di persone si sono radunate per esprimere gratitudine. Il ministro degli esteri armeno ha dichiarato: questo giorno sarà scritto con loro, non solo nella storia di amicizia tra gli armeni e i francesi, ma anche negli annali di storia per la protezione dei diritti umani nel mondo, e consoliderà ulteriormente il sistema di prevenzione dei crimini contro l'umanità. L'ambasciatore francese è stato accolto da un bagno di folla davanti alla sede diplomatica della capitale armena, dove c'erano anche tanti giovani e tanti studenti. Oggi siamo insieme di fronte all'ambasciata per ringraziare i francesi che, senza mettere gli interessi economici al primo posto, hanno adottato una legge che rafforza le relazioni tra francesi e armeni. La Francia è garante della giustizia storica, recita uno dei tanti manifesti di ringraziamento per una legge che gli armeni considerano epocale.